La crisi economica colpisce anche la memoria. Nell'attuale periodo di grave difficoltà, il contributo degli enti locali e territoriali pare non essere più assicurato, anche per il Museo Diffuso e l'Istituto Storico della Resistenza di Torino, che rischiano la cessazione delle proprie attività. Almeno 150.000 euro sono i fondi che assicurerebbero al museo, che racchiude una delle pagine più ricche della nostra storia, il respiro necessario per pianificare le ordinarie attività del 2012. Negli anni passati il contributo è arrivato da comune, provincia e regione, ma quest'anno non c'è nulla di certo e il museo non ha dunque potuto approvare il suo bilancio. Per scongiurare l'ipotesi della chiusura, 44 noti esponenti della creatività artistica contemporanea hanno messo a disposizione una serie di loro lavori che saranno battuti ad un'asta che si terrà martedì 28 febbraio alle 20.45 nella storica sede della Bolaffi. È un segno che la società civile, che gli artisti, i torinesi, i visitatori del museo credono in quello che abbiamo fatto, credono che questo non sia un istituto, un museo tra i tanti, ma che salvaguardare e conservare e comunicare quella memoria abbia un senso che deve essere mantenuto anche in condizioni così critiche e così difficili per la nostra città. Sono gli artisti che si sono messi con entusiasmo al servizio di un museo che esiste nella città da 10 anni e che ha 20.000 e più visitatori, studenti, scuole, turisti, che rischia di chiudere per mancanza di finanziamenti. Siamo in attesa di un incontro con i 3 assessori, comune, provincia e regione, dai quali dovrebbe uscire definito un programma. I cittadini e gli appassionati d'arte potranno portarsi a casa opere di Francesco Casorati, Mauro Chessa, Titti Garelli, Ugo Nespolo, Giorgio Ramella e nel contempo collaboreranno a mantenere in vita 2 importanti istituzioni culturali del territorio. Le opere saranno visibili prima dell'asta a partire da mercoledì 22 febbraio nella Sala Bolaffi di via Cavour 17 a Torino. Io penso che le istituzioni per 2 realtà così importanti, che sono veramente il patrimonio storico della nostra regione, non potranno far mancare di fare la loro parte come hanno sempre fatto fino adesso.